È vero, ha ragione. Sì, c'è un'infezione. Andiamo. Cosa hai intenzione di farmi ora? Niente di particolare, ti faccio solo una semplice medicazione. Sì, e poi? Come poi? Ti aspetti qualche tipo di punizione? Non dovrei. Già. Non possiamo farlo in un altro posto. Perché? Perché questo posto è per le future mamme. Che strana la vita. Ho quattro femmine e un solo maschio. E non so perché, ma ero convinto che saresti stato tu, quello senza orecchini. Perché l'hai fatto? Ecco, vedi, al giorno d'oggi è diventato un segno di indipendenza. Chi è la ragazza? Eh? Fuori il suo nome. Eunice Baker. Ne sei innamorato? Beh, io sì, mi piace. E secondo lei starei bene con un orecchino. E così adesso stavi rischiando di ritrovarti solamente con mezza testa. Sì, per colpa dell'infezione. Ma forse è meglio così. Perché vedi, quello che ho in serbo per te è qualcosa di talmente cinico che ti vergognerai a morte. Di che si tratta? Per la verità dovrebbe bussare alla nostra porta. Sì, ormai ci siamo, questione di qualche minuto. Scherzi, il nonno no, ti prego. Invece sì, non vedo l'ora. E qualcosa mi dice che il nonno sarà felicissimo di sapere storie di questo tipo, perché il nonno è curioso, chiede, domanda, vuole sapere. È il grande inquisitore. Figuriamoci poi se gli vado a mettere una simile pulce nell'orecchio. Potrebbe non accorgersene. Ah, per questo sta tranquillo, ragazzo mio. Faremo in modo che lo veda subito, invece. Così ti togli il pensiero. Ti ringrazio, vedo che sei molto solidale. Bella riconoscenza, potevo fasciarti tutta la testa.